Amici di YouTube, sono Vladislai e benvenuti in questo nuovo video. Anche questa volta avremo a che fare con il NAT. E stavolta ci sarà la possibilità di far capire meglio come impostarlo per chi ha Infostrada in questo caso. Sottolineo Infostrada, Quella volta su un altro video di PlayStation 3 molti dicevano no, la password non va bene, guarda ci sono troppi caratteri, ma questa volta ho notato che si potrà vedere la password, anche perché lui si annemma la password di questa cosa è un po' di tutti. Quindi come possiamo vedere adesso abbiamo il tipo NAT 2 e noi lo andremo a modificare per arrivare al tipo NAT 1, che dovrebbe migliorare le cose della connessione. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo andare qua su impostazione, poi su rete, poi impostazione connessione internet. Noi abbiamo visto che avevamo il NAT 2, ma noi lo porteremo al NAT 1. Poi andiamo su usa un cavo di rete, che sarebbe Ethernet pure, e fai personalizzata. Poi andiamo su questo qua e qua su ID mettiamo benvenuto. Benvenuto. E qua mettiamo ospite. Ospite. Dopo che abbiamo fatto andiamo su avanti e poi facciamo automatico, automatico, non usare, poi verifica connessione internet. Poi dobbiamo solamente aspettare. Beh, ovviamente questa procedura non funziona se avete una connessione peggio della mia. Io mi posso accontentare perché vado a 8 e qualcosa in download e upload, una schifezza, vabbè, fa niente. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel like, commentate, iscrivetevi al canale e se volete vedere anche il video del per portare il NAT 1 su PlayStation 3 andate a cercare questo link. Dovrebbe comparire un link, spero. Ok, bella a tutti cari amici di YouTube, sono Vladislai e come potete vedere oggi siamo qui con un tutorial semplice. Vabbè, è ovvio che poi dovete vedere voi. Io vi spiegherò come avere il NAT 1 per console PlayStation 3 con quelli là che hanno Infostrada come me. Come potete vedere io già ho il NAT 1, a meno che la console non me l'ha resettato. Si muove. Il NAT 1 diciamo che è connesso, la console è connessa al modem, mentre ed è più facile chattare con il VoIP con le altre persone. Ecco, vedete, il NAT 1 o il NAT 1, cioè il NAT 1 e il NAT 2 non è che cambia molto, solo se avete il NAT 3 è più difficile connettervi sul multiplayer. Allora, prima di tutto dobbiamo andare su impostazioni di rete, poi impostazione della connessione internet e qua facciamo ok. Poi dobbiamo scegliere su personalizzate, che lo facciamo noi, connessione via cavo wireless, io metto wireless. Poi per la scansione oppure possiamo fare connessione via cavo, che è molto più veloce. Qua dobbiamo rilevare automatico, poi qua facciamo il PPOE. Qua dobbiamo mettere il nome utente
Nel caso di Infostrada è benvenuto e ospite. Benvenuto e ospite qua. Poi qua impostazione del DNS, di norma dobbiamo metterlo manualmente, però per non combinare casini, e non è questa la guida, facciamo automatica. Poi qua MTU mettiamo automatico. Server proxy non usare. UPnP mettiamo in disabilita e poi facciamo il controllo. Per il wireless wifi avremmo dovuto mettere il codice del nostro modem. Mo abbiamo visto per via cavo, dopo vediamo per la connessione wifi wireless. Ecco, come potete vedere c'ho il NAT1. Mettiamo un caso che facciamo tipica. Questo qua dovremmo avere il NAT2 se siamo sfortunati, però di norma dovrebbe mettere anche lui il NAT1. Vabbè, dipende pure dalla connessione, se è veloce vi metti in NAT1, se è merdosa so cazzi. Se, ecco, come potete vedere, se mettete tipica vi esce il NAT2 e diciamo che è buono e cattivo, però il NAT1 è meglio perché è connesso direttamente al modem. Io ritorno con il NAT1. Non so se... Vabbè, mettiamo wireless perché dovevo farvi vedere. Facciamo una bella scansione che ce lo trova lui senza che dobbiamo mettere noi. Poi dobbiamo mettere il codice. Aspettate che mi vado a prendere. Censurerò questa parte perché non è che posso far vedere a tutti il mio codice. Ok, se abbiamo inserito bene il codice ci dovrebbe far passare, se no dobbiamo inserirla di nuovo. Questa è la stessa cosa, dobbiamo andare su PPPoE e dobbiamo mettere il benvenuti ospite. Questo è l'username e password standard per chi ha Infostrada. Ma lo sto tic 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 tic. Qua facciamo automatica, manuale, non so che IP mettergli. Vabbè, facciamo automatico. Qua sì, no, qua non usiamo e qua facciamo disabilita. E facciamo una verifica. Se tutto va bene ci dà il NAT1 e il nostro download e l'upload normale. Per chi ha un mega di download, consiglio di cambiare proprio operatore. Ecco, beh, sono tornato con il NAT1, quindi la mia connessione sarà overpower in confronto ad altri, alla piccola parte di giocatori che hanno una connessione merdosa. Beh, il video tutorial finisce qui. Io ora mi metto a giocare a Dark Souls 2 e mi faccio fare il culo un po' dai mostri. Ok? Alla prossima.